Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Oppa. Se ci siamo tutti, ditemi voi. Ah no, mi sposto. Con calma. Mi metto lì. Chi è che è troppo alto? Ma gli urlatori sono quelli che mi stimano? Sì. Perfetto, allora lasciatemi esprimere enorme soddisfazione non da ministro ma da cittadino italiano, perché fra il 27 e il 28 novembre, fra oggi e domani, diventa finalmente legge il decreto sicurezza, che porterà più tranquillità, ordine, regole e serenità nelle città italiane. Metto all'ultimo posto gli interventi sull'immigrazione, perché nel decreto sicurezza c'è tanto altro, ci abbiamo lavorato per mesi, ringrazio gli uffici del Ministero dell'Interno, ringrazio i sindaci, i presidenti di regione, le associazioni, i sindacati, tutti quelli che hanno collaborato a questo enorme sforzo che non ha precedenti nella storia degli ultimi anni, visto che venivano fatti interventi a spot. Questo è un intervento organico che parte dall'antimafia e conto che la sfida governo Casa Monica finisca 6-0 e questi non avranno più neanche gli occhi per piangere. Antimafia vuol dire che ci saranno 4 sedi decentrate dell'Agenzia dei Beni sequestrati e confiscati, il personale arriverà a triplicarsi, si potranno vendere i beni inutilizzati e ringrazio le forze dell'ordine che quest'anno, a 2018 non ancora finito, hanno sequestrato più di 3 miliardi di euro di beni ai mafiosi in giro per l'Italia. Ci sono più poteri ai sindaci, poteri di ordinanze, ci sono più poteri alla polizia locale, sempre da tutti dimenticata, che potrà accedere alle banche dati delle altre forze dell'ordine, che potrà usare la pistola elettronica che sta dando i primi brillanti risultati operativi in tante città. Ci sono alcuni interventi che vogliono affrontare temi mai affrontati che riguardano la vita di tutti i giorni, penso alla stretta nei confronti dei parcheggiatori abusivi che in alcune città e realtà italiane sono ormai a livello di presenza di alcune migliaia di molestatori, penso alla stretta nei confronti di occupanti abusivi di case popolari e di palazzi, e qua io ho chiesto alle prefetture di tutta Italia di mettere giù un cronoprogramma come stiamo facendo a Roma, per avere mese per mese palazzi e case sgomberati e restituiti ai cittadini, perché su alcuni di questi palazzi stiamo pure pagando una multa per i mancati sgomberi. Ci sono più soldi per gli straordinari delle forze dell'ordine e circa 300 milioni di euro invece per le assunzioni straordinarie delle forze dell'ordine saranno nella manovra di bilancio. Si parla anche di sport, visto che la sicurezza fuori dagli stadi, che ha coinvolto per il momento dall'inizio dei campionati circa 60.000 uomini e donne delle forze dell'ordine, ad oggi è a carico completo dei cittadini italiani. Nel decreto si prevede che siano le società di calcio a mettere a disposizione una quota dei biglietti d'ingresso agli stadi per pagare questi circa 30 milioni di euro che non vedo perché debbano essere pagati anche dalla signora Maria, che in uno stadio non ci ha mai messo piede. Magari qualche presidente si lamenterà, però 30 milioni di euro sono lo stipendio di 2 mega calciatori per un anno, e quindi penso che tutte le società di A e B possano mettersi d'accordo per affrontare questa spesa. Ci sono investimenti per la videosorveglianza, prorogheremo anche nei mesi prossimi l'iniziativa scuole sicure, per la prossima estate spiagge sicure, stiamo preparando un'iniziativa simile
per la stagione invernale sulle piste da sci. Fattore immigrazione, con questo decreto avranno finalmente pieni diritti i rifugiati veri, perché ad oggi i rifugiati veri spesso e volentieri hanno meno diritti dei richiedenti asilo a cui poi non viene riconosciuto nessun tipo di protezione. I rifugiati veri da domani avranno accesso diretto allo SPRAR, quindi a un sistema di accoglienza completo, riconoscendo loro i diritti che è giusto siano riconosciuti. Tutti coloro che hanno la domanda in esame hanno l'assistenza essenziale, come in altri paesi europei, fino al riconoscimento o al mancato riconoscimento di questa assistenza. Durante questo percorso chi commette un reato viene preso, convocato, mandato in un CPR e rispedito a casa. Nella vita reale vuol dire che i 13 spacciatori nigeriani richiedenti asilo arrestati oggi in quel di Potenza, prima del decreto Salvini avrebbero tranquillamente proseguito col loro iter di domanda di asilo politico, col decreto Salvini o stanno in galera, oppure se non vanno in galera, perché purtroppo le leggi che contrastano lo spaccio in Italia sono troppo deboli e vanno riviste, anche se non è mia competenza, lo suggerirò al Ministro della Giustizia. Se non vanno in galera, come è possibile, vengono immediatamente convocati dalla commissione competente che boccia la domanda di asilo, vengono spediti in un CPR e vengono rimandati al loro paese. Penso che sia un provvedimento di civiltà, insieme a quello che prevede che lo status di rifugiato e la stessa cittadinanza, in caso di condanna in via definitiva per reati legati al terrorismo, vada a decadere. Non possiamo fare tutto e subito, ma penso che sia un grande passo in avanti per un'Italia più sicura, accogliente con chi merita accoglienza, giusta, non dico rigorosa, ma giusta, con chi invece non scappa dalla guerra, ma la guerra spesso e volentieri ce la porta nei nostri quartieri. Questo è un primo passaggio. La mia ambizione è lavorare nei prossimi mesi per una completa rivisitazione di tutte le norme che riguardano l'immigrazione. Poi intanto da domani forze dell'ordine, polizia locale, sindaci, giudici, prefetti, questori hanno strumenti di lavoro più efficaci per contrastare ogni tipo di illegalità, italiana o straniera che sia. Quindi per quello che mi riguarda sono stati 5 mesi ben spesi e ben investiti e penso che lo stipendio che da dipendente pubblico gli italiani mi pagano con questo decreto trovi maggiormente senso rispetto anche a tutto il resto che abbiamo fatto. Se ci sono domande, prego. Ministro, in merito al Global Compact, sì. Qual è la sua posizione? Io sono assolutamente contrario al Global Compact. Ne discuteremo con gli alleati dei 5 Stelle, però non vedo perché delegare a organismi sovranazionali scelte che spettano ai singoli paesi, non vedo perché mettere sullo stesso piano i migranti cosiddetti economici e i rifugiati politici. Come diceva Papa Benedetto, prima del diritto a emigrare esiste il diritto a rimanere nel proprio paese. Ci confronteremo con gli amici dei 5 Stelle, se non ci sarà un accordo penso che in democrazia l'unico organo che si deve esprimere sia il Parlamento, perché siamo una repubblica parlamentare. Ministro, ci spiega perché ha domandato ai suoi legali di querelare Belsito ma non i Bossi, che sono accusati dello stesso reato? Chiedetelo ai miei legali. Chiedetelo ai miei legali, gli avvocati fanno gli avvocati, i commercialisti fanno i commercialisti, i ministri fanno i ministri. Chiedetelo ai miei legali. La giornata penso sia troppo importante per perdere tempo con Belsito e compagnia. Sì. Sì. Ieri abbiamo parlato di provvedimenti, il numero arriva alla fine. Abbiamo parlato di cose da fare, anche cose non ancora previste in manovra. Penso all'aumento della detraibilità dell'IMU sui capannoni per andare a premiare artigiani e imprenditori. Penso all'abbassamento dei versamenti INAIL, soprattutto per chi lavora in edilizia e in industria. E quindi alla fine di questo percorso sui fatti arriverà il numerino. Se i tecnici che stanno lavorando sia sul reddito che sulla legge Fornero
ci garantiscono che per applicare a tutti gli aventi diritto, sia il reddito che la legge Fornero, possono servire meno soldi di quelli che noi prudenzialmente abbiamo messo a bilancio, quei soldi verranno usati per altre iniziative. Però il numerino non è stato oggetto di discussione e riunione, perché prima del numerino devi mettere dentro i fatti e poi sommando i fatti arriva il numerino. Il sottosegretario Castelli dell'economia ha detto che voi sapevate che i soldi per 400 erano troppi, però usate i fondi dello Stato per fare campagna elettorale. Spero che sia stata fraintesa. Io ho appostato a quota 100 quello che i tecnici mi hanno detto servisse per quota 100. Se poi dalle stime di una platea di circa 600.000 aventi diritto gli esperti stimano che per mille e una ragioni non tutti fruiranno di questa possibilità, o qualcuno ne fruirà nel 2020 e qualcuno nel 2021, è inutile mettere l'intera cifra a bilancio per il 2019. Però non faccio il tecnico di pensioni e quindi faccio il ministro, i soldi che mi dicono essere necessari io metto a bilancio. Se ce ne sono in di più c'è solo l'imbarazzo della scelta, perché fra le regioni colpite da alluvioni e calamità naturali e altri provvedimenti a sostegno delle famiglie e delle imprese c'è solo l'imbarazzo della scelta di come reinvestire eventualmente questi soldi in più. Ma voi vi aspettate che dal Movimento 5 Stelle, visto che sulle pensioni con il meccanismo delle finestre, con alcuni paletti già si è un po' diminuita la misura, voi aspettate che dal Movimento 5 Stelle ci sia meno rigidità rispetto a quella che anche Di Maio ha detto nelle ultime ore, non cambia la platea, non cambiano le scadenze, meno rigidità sul... No, ma non c'è rigidità né da parte mia né da parte loro, c'è estremamente senso di realismo e di concretezza, quindi noi non stiamo penalizzando nessuno. Ci saranno dei tempi tecnici per quello che riguarda la riforma delle pensioni che non fanno partire il tutto dal primo gennaio per evidenti motivi burocratici, perché ci sono anche nel pubblico impiego ad esempio uffici che si svuoterebbero dalla sera alla mattina, il che evidentemente è impensabile, però non ci sarà nessun tipo di penalizzazione, lo ribadisco, per chi sceglierà questa possibilità di andare in pensione. Ovviamente se vai in pensione 3 o 4 anni prima del previsto non versi i contributi per 3 o 4 anni e quindi su quei 3 o 4 anni non prendi il monte pensione. Questo mi sembra fin banale. Lo stesso realismo stanno applicando gli amici dei 5 Stelle ai criteri di assegnazione del reddito. No, no, ma noi stiamo rifacendo i conti su tutto. Non mi faccia anticipare quello che non sono in grado di dire stasera, perché non sono io che sto facendo i conti, non è il mio mestiere. Quando sapremo il numerino? La manovra è in commissione, quindi poi per carità, quello che abbiamo detto a Bruxelles, e ribadisco a voi, e vale per il Global Compact, vale per il decreto sicurezza, il Parlamento è sovrano. E quindi è chiaro che la parola fine sulla manovra non la dà il governo ma la dà il Parlamento, e quindi ci sono decine di emendamenti da prendere in considerazione. Non escludo che qualcuno di questi emendamenti diventerà parte della manovra, quindi il numerino finale arriva alla fine. Il ministro viene abbassato il numerino? Non è un mio problema. Ministro, per questo provvedimento, per il decreto sicurezza, in entrambi i passaggi parlamentari è stata messa la fiducia, anche da parte della maggioranza c'era la volontà di cambiare qualcosa, perché non c'è stata la possibilità del dibattito parlamentare di emendare la legge nessuno dei due casi? Se non rispettiamo la scadenza di lunedì 3 non è legge, molto semplicemente. Siamo a martedì, probabilmente la discussione va avanti tutto domani, non so se si riesce a votare domani o si arriva a giovedì, e quindi non volevo, con tutto rispetto, con le rischi, anche perché ripeto, chiunque può testimoniare, chiedete ai sindaci, chiedete alle associazioni, chiedete a tanti soggetti che questo decreto è stato oggetto di pre-intervento nei mesi passati, cioè tante modifiche sono state fatte in corso d'opera, quindi sarebbe bello che fosse così su tutti i decreti, però io mi occupo del mio e quindi sono contento del lavoro fatto. Nonostante i mal di pancia di alcuni deputati erano felicissimi. Parlava dei sindaci, l'ANCI sugli SPRAR aveva mostrato preoccupazioni, c'era stato anche qualche segnale di apertura con il sottosegretario Molteni, poi alla fine però non se ne è fatto niente. Noi andiamo a migliorare il sistema SPRAR, poi qualcuno fa polemica pregiudiziale senza neanche aver letto
il documento. Domani mattina non ci saranno migliaia di persone in uscita dal sistema SPRAR, basta aver letto il decreto, perché tutti andranno a esaurimento dei loro tempi, quindi ci saranno persone che staranno lì ancora 6 mesi, un anno. Ad oggi l'assurdo è che migliaia di rifugiati politici veri non avevano accesso agli SPRAR, perché gli SPRAR, l'accoglienza diffusa per intenderci che garantisce il pacchetto completo, erano a disposizione di tutti. Quindi ad oggi vivevamo l'assurdo che dei rifugiati riconosciuti come tali non potevano accedere al sistema SPRAR perché tutti i posti erano occupati da gente che poi rifugiata non è. E quindi noi rimettiamo in ordine le cose, quindi secondo me ci sono più diritti per chi merita diritti, tutti i costi non verranno accollati a comuni e regioni, anzi dirò di più, i minori non accompagnati che per i comuni e i sindaci sono un enorme problema economico, saranno a carico dello Stato, così come il maggior tempo di permanenza nei CPR che arriva a 180 giorni sarà a carico dello Stato, quindi per i sindaci ci saranno meno costi e meno problemi. Oltretutto i sindaci avranno l'ultima parola su eventuali nuove aperture di strutture d'accoglienza, cosa che ad oggi non era. Ministro, per quanto riguarda i beni sequestrati in attività, no? Che poi verranno venduti, e chi ci assicura che non sempre gli stessi mafiosi che ricomprassero quei beni? Se lo Stato non è in grado di garantire che un mafioso o un parente del mafioso non ricompri la villa del mafioso, non è uno Stato. Quindi penso che abbiamo abbastanza forze di sicurezza abbastanza all'avanguardia per capire chi compra o non compra. È una possibilità residuale, eh? Quelli sono i beni che non chiedono i comuni, che non chiedono le associazioni, che lo Stato non è in grado di gestire e che invece di lasciare abbandonati, perché è il segnale peggiore, se tu sequestri anche un'azienda a una mafia che prima dava lavoro e poi non sei in grado di rimetterla in un circuito economico, qualcuno potrebbe pensare si stava meglio quando si stava peggio. Quindi l'obiettivo è non lasciare nulla di inutilizzata. Ad oggi vado a memoria su circa 17.000 beni fra sequestrati e confiscati, ce ne sono alcune migliaia ancora non assegnati e quindi è lì che bisogna andare a incidere. Ad oggi il personale non arrivava a 100, eh. C'erano queste decine di migliaia di beni fra cui grandi aziende gestite da non più di 100 persone, che era una cosa incredibile. Quando la sinistra mi attacca dicendo che è un decreto vuoto, io mi domando chi c'era negli anni precedenti al governo sull'antimafia, a parte tante chiacchiere, che cosa ha fatto? Scusi Ministro, prego. Sulla possibilità comunque di regolarizzare o di avere un'immigrazione regolare, perché si parla sempre, certo, di immigrazione, però dati di del asilo sono una cosa, poi invece di immigrare. Noi quest'anno abbiamo rinnovato il decreto flussi approvato già negli anni precedenti, che riguarda più di 30.000 ingressi fra stagionali e a tempo indeterminato. Faccio presente il fatto che negli ultimi anni e quest'anno compreso non si è arrivati a capienza totale, quindi non c'è stata abbastanza domanda, quindi quando mi dicono apriamo canali di immigrazione regolare per chi vuole lavorare in Italia, sono già aperti ma non sono totalmente sfruttati, quindi evidentemente non c'è questo bisogno di manodopera straniera di cui qualcuno ogni tanto parla, perché non sono arrivati neanche a coprire la capienza di quello già previsto prima da noi. Io ho semplicemente rinnovato quello che hanno fatto i ministri dell'interno prima di me, non ho tolto e aggiunto un posto. Non ci sarà nessuna sanatoria con Salvini ministro dell'interno, assolutamente impossibile. I dati aggiornati ad oggi dicono che rispetto all'anno scorso eravamo a 117.000, quest'anno siamo a 23.000, quindi c'è un meno 94.000, che è un numero che non si vedeva da anni e anni. C'è il fronte tunisino, perché il maggior numero di arrivi, circa 5.000, è arrivato dalla Tunisia e stiamo lavorando alacremente col governo tunisino in termini di motovedette, addestramento di personale e accordi bilaterali per migliorare l'accordo di rimpatrio che già oggi c'è. Certo, mi piacerebbe arrivare a quota zero, però passare da 120.000 a 20.000 è un primo passo, l'anno prossimo vedremo di essere ancora più efficienti. Non so quante indagini mi costerà questo, però segnalo che ovviamente quando le ONG tornano nel Mediterraneo è chiaro che gli scafisti tornano a lavorare. Occorre uno scienziato per intuire questo.
prego. Non lo so. Non lo so. No, non lo so, non ne ho idea. La Camera conferma la fiducia al governo con 336 voti a favore e 249 contrari. L'Assemblea passa ora all'esame dei circa 140 ordini del giorno al testo. Vabbè, faremo notte. No, oggi è passata la fiducia, domani vi passa il provvedimento. C'è da portare in Consiglio dei Ministri l'avvio dell'autonomia, come da contratto di governo e come richiesto da alcuni milioni di italiani al referendum. C'è la norma sulla legittima difesa che conto possa arrivare in aula a partire da gennaio, c'è la riforma della giustizia a cui stiamo lavorando, non abbiamo tempo per annoiarci onestamente. La prima è la manovra e quella penso che ci impegnerà fino a Capodanno, non vorrei essere pessimista ma questi sono i tempi. E dopo, ripeto, se tu metti insieme la trasformazione dell'Italia in un paese finalmente moderno, fondato sulle autonomie locali, il provvedimento sulla legittima difesa, poi ci sono decreti, magari qualcuno può dire minori, mi risulta che domani arrivi in Consiglio dei Ministri, se non domani, settimana prossima, il decreto che porta l'Italia finalmente a essere l'ultimo paese europeo ad approvare per legge la lingua italiana dei segni, che potrà dire poco per molti, però per le migliaia di sordi in Italia è un passaggio di civiltà che attendeva da anni di essere portato avanti, quindi sono tutta una serie di elementi su cui dovremmo averne 24 di mesi all'anno. Stando sul minimo del calendario, mi scusi, però Di Maio ha già annunciato che entro Capodanno, cioè entro Natale, il 10 di maggio, si faranno il decreto per il reddito di cittadinanza, il decreto attuativo, cioè in qualche modo il reddito di cittadinanza, e l'approvazione definitiva dell'anticorruzione, sì, l'impegno con il entro Natale, sì. Cioè giusto, corretto, e poi c'è anche l'acqua pubblica, se non ricordo male, tutto entro Natale. Vabbè, tutto entro Natale, no, adesso, l'anticorruzione sì, perché questo è l'impegno che abbiamo reciprocamente preso, poi non fatemi fare il lavoro di fraccaro, però so che sono tutti calendarizzati. Un'ultima cosa mi chiedisco, ma lei ci ha messo sul fuoco che a marzo i centri per l'impiego in Italia saranno in grado di erogare il reddito di cittadinanza? Penso che si stia lavorando perché sia così, poi io mani sul fuoco non le metto per me stesso, però conto che sia così. Attendere una novità entro pochi giorni, come diceva, che vuol dire che il 3 dicembre, quando la nuova sarà in aula, potrebbe esserci già questa, diciamo, novità? Però la manovra uscirà dall'aula diversa da come arriva in aula, eh? Questo ve lo posso già annunciare senza avere la sfera di cristallo, altrimenti i deputati e i senatori che ci stanno a fare? Quindi la manovra che arriva in aula non sarà la manovra che uscirà dall'aula. No, se verranno approvati degli emendamenti migliorativi, aggiuntivi, che toglieranno o aggiungeranno, è chiaro che il saldo finale cambia. Però quello lo vedremo solo alla fine. Di dialogo, un messaggio positivo, un messaggio di amore, fraternità, rispetto e convivenza civile. Cambiano tutto. No, ma io voglio bene a tutti e tutti vogliono bene a me. Ma questo messaggio deve essere comunque una riduzione del rapporto deficit-PIL, nel senso... Ancora, ma ti ho detto che arriva alla fine, non è... fammi preveggente, gioco la schedina. No, perché lei aveva parlato della possibilità di scendere da 2,4 a 2,2. Io sto dicendo che non mi impicco ai numeri. Quando io esco da qua e la gente mi ferma, mi chiede lavoro, meno tasse, pensioni, non mi chiede, oh mi raccomando, 2,9. Mi chiede, quando è che vado in pensione, quando è che trovo lavoro?
Sì, però io voglio sapere quanti soldi servono per mantenere almeno inizialmente gli impegni che ho preso. Attenzione, questa è la prima di 5 manovre economiche. Questo ci tengo a ribadirlo. Dal mio punto di vista questa è la prima di 5 manovre economiche del governo Lega 5 Stelle. È chiaro che sei al 20% del lavoro e non è che nel 20% del lavoro esaurisci il 100% del programma, quindi rimane ancora tanto da fare. Già ci sono fuori quelli che mi piccano, ha ragione, è colpa mia. Sì, sì, l'impegno era entro febbraio. Poi, ripeto, ci sarà ovviamente grande collaborazione da parte dell'INPS, con cui non abbiamo mai avuto nessun tipo di polemica e quindi sicuramente tutti faranno la loro parte, perché ovviamente serve la collaborazione di tutti per far partire il provvedimento. Non per insistere sui numerini, ma dall'Europa il messaggio... Beh, o cambia quel saldo o parte la procedura di infrazione e su questo vi impegnate? Non mi risulta. Però noi ascoltiamo tutti, poi c'è un Presidente del Consiglio di cui vado orgoglioso, quindi saprà lui fare sintesi del tutto. Cioè, mantenendo lo stesso saldo e spostando le risorse sugli investimenti, voi contate di convincere l'Europa del basso? No, ma noi non dobbiamo convincere nessuno. Noi mettiamo i soldi da dove servono. Se per fare quello che intendo fare ne abbiamo messi di meno, ne mettiamo di più. Se mi dicono siete stati esosi, ne avete messi più del necessario, è inutile che ve lasci lì se non servono tutti. Mi sposto su altre voci di investimento da questo punto di vista, sì. Questa è pure la chiesta d'Europa. Cioè, no, non so, io non c'ero. C'era Conte da Juncker, quindi non. Conte è tornato con un messaggio che non riguarda i numeri, ma riguarda. È arrivato con un messaggio rassicurante, positivo. Quindi io sono in un mood rassicurante e positivo. Così lo spread scende, perché mi dicono che se sorrido lo spread scende, e quindi io passo le mie giornate a sorridere. Chiedete al Presidente del Consiglio, con tutto il rispetto, noi stiamo facendo una manovra seria fondata su numeri seri, che punta tutto sulla crescita, perché altrimenti se noi avessimo fatto questa manovra l'Italia sarebbe cresciuta dello 0, se l'Italia cresce dello 0, è tutta aria fritta. Noi invece dello 0 vogliamo che davanti ci sia almeno l'1, e poi se è 1,5, 1,7, però ci deve essere l'1, non lo 0. Quindi io penso che l'Europa chieda serietà, e noi stiamo preparando una manovra seria. Ma voi sapete in conto che questa situazione possa invece andare avanti nel caso... No, noi faremo di tutto perché non ci sia. Ecco, faremo di tutto perché non ci sia. Sperando che ci sia uguale disponibilità da parte di chi dialoga con noi. Non godiamo a essere... sanzionati evidentemente. Ma se la manovra cambia da come l'avete inizialmente pensata, se il 2,4 non è più la bandiera dietro la quale non ci muoveremo di un millimetro, tutto questo nasce dal fatto che avete avuto paura dopo l'asta dei PPP che è andata male? Ho incontrato tanti operatori economici anche oggi ai massimi livelli, fra i massimi investitori in titoli di Stato italiano, che non solo non pensano di vendere neanche mezzo titolo, ma aspettano di comprarne altri. Quindi non ho nessun tipo di preoccupazione da questo punto di vista. Però se non è la procedura di inflazione ad aver cambiato l'atteggiamento, non è lo spread, non è il BTP, cioè perché cambiate la manovra? Ma perché se per mandare in pensione 600.000 persone invece di X mi basta X meno 1, è inutile che io lasci lì X. Che poi non viene utilizzato e a dicembre ritorna in circuito. Quel meno uno lo uso per altro. Grazie. Solo sapere se la preoccupa invece, visto che lei ha delineato una prospettiva di 5 anni, il rapporto padre-figlio che ha separato tanto a Buffera tra Di Maio e il padre. Lei ha detto mio padre per fortuna è pensionato, vuole commentare. No, non commento le cose che non conosco e quando si tira in ballo per polemica politica la vita privata e familiare, secondo me si sbaglia. Poi, se ci sono stati degli errori, ognuno risponderà dei suoi errori. Però quando si usa per motivi politici, ma questo vale da tutte le parti, anche per errori fatti in passato. Quando si usa una vicenda familiare, privata o personale per fare bagarre politica, non è mai un bel momento. Grazie a voi.